Fotografie, disegni, pirografie, quadri, abiti realizzati con materiale riciclato, installazioni e sculture. Diverse le opere realizzate da 12 artisti nisseni ed esposte all'interno di una mostra. Art in Town Follow the Lapa è questo il nome dell'iniziativa dell'associazione culturale Creative Spaces e che già nel titolo indica la sua idea di mostra itinerante. Inaugurata infatti giovedì 17 novembre, la mostra proseguirà il suo percorso sino a domenica 20 novembre al Museo Archeologico di Caltanissetta, in cui si svolgerà anche un convegno alle ore 18 e dove le opere rimarranno esposte sino al 27 novembre. Noi come associazione culturale abbiamo pensato di realizzare questo come primo evento lancio, quattro giornate itineranti di mostra di artisti locali, affinché all'interno di Caltanissetta possa rinascere la cultura. Questo è solamente un primo evento, una prima idea di un lungo programma che già abbiamo in mente. Ovviamente in questo modo artisti giovani, ma non solo, anche meno giovani, che possono portare in luce le loro opere e far sentire la loro voce in questa città. Ovviamente ci tengo a precisare che la mostra avrà le quattro giornate a conclusione al Museo Archeologico di Caltanissetta, con un convegno domenica alle 18, le opere resteranno in mostra al Museo Archeologico per tutta la settimana a seguire fino alla domenica 27. In breve ci tenevo a far presente qual è il progetto dell'associazione culturale, il perché nasce. È stata fondata a settembre, quindi è giovanissima. È un'idea che già covavo da tempo. Poi sono riuscito a trovare persone che la pensano come me e quindi riuscire a lavorare su un progetto che possa generare trasformazioni e cambiamenti all'interno di questa città. Io dico sempre che la cultura deve essere il veicolo per poter generare queste trasformazioni e che poi queste trasformazioni effettivamente portino a un cambiamento più che altro sociale e quindi di miglioramento appunto delle persone che fruiscono e vivono i luoghi e che quindi in questo caso Caltanissetta.